Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vediamo un riepilogo dei miei investimenti del mese di giugno. In particolare vedremo quelli che sono stati i miei guadagni in questo mese, quelli che sono stati i miei investimenti e quelli che saranno gli investimenti nel prossimo mese. Io sono Karim e se siete nuovi sul canale, siete interessati al mondo degli investimenti, crescita personale, volete iniziare ad investire, iniziate subito iscrivendovi al canale così non vi perderete nessun video come questo. Prima di iniziare, se vi piacciono contenuti come questo, ricordatevi di distruggere il bottone di mi piace e non è necessario rompere lo schermo del telefono, ma basta fare un piccolo tap fino a farlo diventare blu. Iniziamo subito vedendo quelli che sono stati i guadagni nel peer-to-peer lending e nelle piattaforme di crowdfunding immobiliare in cui investo. Ok, per chi non lo sapesse, principalmente allo stato attuale investo in queste 5 piattaforme: Mintos, Bondora, EstateGuru, Crowdestor e Walliance. E in questa colonna blu ho riportato i guadagni di giugno 2020 e in quest'altra colonna quelli di maggio, per avere un termine di paragone. Comunque i guadagni di questo mese sono stati in totale 35,30€, in particolare 22,80€ da Mintos, 4,50€ su Bondora. Sono diminuiti moltissimo rispetto al mese precedente, perché comunque ho prelevato nel corso di questi due mesi per ribilanciare il portafoglio. 0 su EstateGuru perché non sono stati pagati progetti in questo mese, e 8€ su Crowdestor, in cui è terminato un altro progetto su cui stavo investendo. E infine, per quanto riguarda Walliance, non ho ricevuto nessun interesse, visto che questi vengono pagati direttamente alla fine di ogni progetto. Ad oggi la composizione del portafoglio è questa qui. In particolare vedete il 44% è su Mintos, il 27% è su Walliance, il 17% è su Bondora, il 28% su Crowdestor e il 10% su EstateGuru. In particolare conto di ridurre la percentuale di Crowdestor non appena terminerà uno dei progetti su cui ho investito, e di lasciare piuttosto invariata invece la restante parte. Comunque ci sono in programma di aggiungere altre piattaforme italiane per testarle e per portarle qui sul canale, quindi se siete interessati iscrivetevi al canale. Il ritorno dell'investimento da quando ho iniziato ad investire in queste piattaforme è stato del 16,15% su Mintos, sulla quale ho iniziato ad investire circa un anno e mezzo fa, il 6,31% su Bondora. In particolare io utilizzo Bondora Go & Grow, quindi ci stiamo avvicinando principalmente alla percentuale di 6,75% promessa da questo prodotto. E investo in Bondora da circa un anno, nonostante ho depositato comunque in maniera progressiva, quindi mi aspetto che ci voglia un po' più di tempo per raggiungere probabilmente il 6,75%. Per quanto riguarda EstateGuru, adesso siamo al 9,04% e investo da meno di un anno su questa piattaforma, quindi sicuramente molto buona la performance su EstateGuru. E su Crowdestor il 4,71%, ma è piuttosto recente perché sono 7 o 8 mesi che investo in questa piattaforma. Per quanto riguarda Walliance invece sono circa 5 mesi, ma non ho ancora ricevuto nessun interesse dai progetti, visto che questi verranno pagati tutti alla fine, quindi non l'ho riportata in questo grafico ancora. E qui ci sono invece lo spaccato degli interessi che vengono pagati mensilmente su ognuna delle piattaforme, come sempre. In particolare in questo mese, come vedete, la colonna di EstateGuru è vuota, mentre tutte le altre più o meno sono in discesa, visto che ho prelevato da queste piattaforme. Per quanto riguarda invece le azioni e gli ETF in cui investo, questo mese ho ricevuto 17,89€ di dividendi. In particolare questo mese, oltre ai dividendi da ETF, sono stati pagati i dividendi di due aziende, ossia McDonald's e 3M, e all'incirca questa cifra di circa 20 euro risulta essere piuttosto stabile nel corso dei mesi. Per quanto riguarda invece la vendita di azioni, ho venduto principalmente due aziende. Una è Carnival Cruise Line, di cui ci ho già realizzato un video che, se ti sei perso, ti lascio qui sopra nella scheda, con un profitto totale di circa il 150%, e l'altra azienda è stata American Airlines, con un profitto molto minore di circa il 50%. Entrambe queste erano due posizioni altamente speculative che avevo aperto nel momento di crollo dei mercati e che ho scelto di chiudere adesso, in cui c'è stato un rimbalzo repentino. Nel caso di Carnival ho scelto di tenere alcune delle posizioni, mentre per quanto riguarda American Airlines ho scelto di vendere tutte quante le posizioni, con un totale profitto di circa 300 euro. Per quanto riguarda invece gli investimenti che ho fatto nel mese di giugno, principalmente ho fatto esclusivamente due cose. Una è stata investire all'interno del mio portafoglio Magic Formula acquistando due azioni, e l'altra è stata investire in un progetto di crowdfunding immobiliare su Walliance, come era preventivato, che è stato rilasciato appunto questo mese. Il progetto è questo qui, Jesolo, con sede a Venezia, ha una durata totale di 14 mesi e un ritorno dell'investimento dell'11,07%, che non è altissimo per un progetto di tipo equity, però secondo me per un progetto così ben strutturato può essere corretto. In particolare in questo progetto c'è anche la partecipazione di una banca. Come vedete qui sotto nella struttura finanziaria, vedete come è distribuito il prestito: il 20% circa è dello sviluppatore, il 56% è della banca, in particolare Unicredit, e poi ci siamo noi investitori di Walliance che abbiamo contribuito per il 12,13%. Quindi sicuramente secondo me la partecipazione anche della banca permette anche di avere una doppia due diligence, sia da parte di Walliance sia da parte dell'istituto finanziario. Oltre a questo, gran parte degli edifici che verranno costruiti all'interno di questo progetto
progetto intorno alla metà, mi sembra, sono già stati venduti prima dello sviluppo, quindi questo rende comunque secondo me questo progetto piuttosto promettente. Per quanto riguarda invece le azioni del mio portafoglio Magic Formula, di cui ho parlato in precedenza e ti lascio il video qui sopra se non sai che cos'è la Magic Formula e vuoi utilizzarla anche tu, ho acquistato principalmente due aziende e queste sono HP e Ralph Lauren. Per quanto riguarda la Ralph Lauren, questa azienda non ha bisogno di una particolare presentazione, vende sicuramente abbigliamento, accessori per la casa e profumi sicuramente, e da gennaio 2020 circa aveva avuto una discesa sul prezzo di circa il 50%, nonché alcune delle metriche di Ralph Lauren allo stato attuale sono molto interessanti e questo la rendono appunto appetibile per un portafoglio tipo Magic Formula. In particolare ha un trading P di 12,65, quindi piuttosto basso, e un forward simile, un PEG di 1,55, quindi secondo me piuttosto buono, non troppo superiore ad 1. In particolare non mi dilungherò più di tanto sull'analisi di questa azienda, se volete un video specifico in cui parliamo di Ralph Lauren e magari di HP fatemi sapere qui sotto nei commenti. Per quanto riguarda HP, anche questa è un'azienda che non ha bisogno di particolari presentazioni, è un'azienda di informatica statunitense e anche questa ha avuto una discesa del prezzo da gennaio 2020 di circa il 30%, quindi piuttosto pronunciato, ed ha sicuramente delle metriche anche migliori rispetto a quelle di Ralph Lauren. In particolare ha un trading PE di 8,33 e un forward di 6,88, quindi sicuramente questi molto buoni, e un PEG di 0,81, minore di 1, quindi piuttosto buono secondo me anche questo. Fatemi sapere se volete approfondire anche questa e quale delle due voi preferite. Queste aziende faranno parte del mio portafoglio soltanto per un anno, quindi sconsiglio a chiunque di replicarle perché fanno parte di una strategia specifica e se non rientrano in questa non avrebbe alcun senso probabilmente. Per quanto riguarda invece gli investimenti del mese di luglio, conto sicuramente di investire all'interno del mio pack su Moneyfarm come ogni mese e di acquistare le azioni per quanto riguarda la mia parte di portafoglio Magic Formula e, qualora dovessero presentarsi delle nuove opportunità sui mercati azionari, anche di acquistare nuovi titoli. In particolare alla fine di giugno si erano verificati dei crolli fino al 10% su anche alcuni titoli che però allo stato attuale sono già rialzati, quindi vedremo come si evolverà la situazione. Conto comunque eventualmente, qualora dovesse scendere di più del 10%, di aumentare anche le mie posizioni all'interno di Coca-Cola e di acquistare altre due aziende blue chip entro settembre se dovessero scendere ancora, e che vi rivelerò in un altro video specifico. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come sono andati i vostri investimenti nel mese di giugno e se anche voi avete acquistato delle azioni e prevedete di farlo nei prossimi mesi. Io, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace per l'algoritmo di YouTube, che aiuterebbe moltissimo il canale, e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi nessun video come questo. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video fino alla fine e noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao!